un'agenda di lavoro che nessuno degli altri governi di questi 20 anni ha avuto. Vediamo quello che accade, sono curioso di vedere come finisce anche. Allora, do il benvenuto anche al professor Massimo Fagioli, psichiatra dell'analisi collettiva, è giusto definirla così? Giusto. Filosofo, come voi sapete. Sono usciti due libri della sua vastissima produzione, poi li vedremo, Religione, Ragione e Libertà, e poi Left 2011, che raccoglie insomma i suoi scritti su Left. Io le chiedo una cosa un po' politica, ma forse anche psicanalitica, la scissione, o almeno la tentazione della scissione, è così ineluttabile nella sinistra? Ma io direi che sono più scissioni, perché ci sono tanti focolai. Il problema del socialismo che c'è stato sempre dopo la rivoluzione francese, cioè questa libertà, l'arrivo della libertà ha portato lo stimolo all'individualismo, che poi sta nelle cose della rivoluzione francese. Libertà era libertà di comportamento, libertà che è servita molto a Capitale, d'accordo, per fare invece le disuguaglianze peggiori. Nella sinistra bisogna che accettino questa storia della continua sconfitta dei loro principi, in particolare quello dell'uguaglianza. Ci hanno provato sempre, hanno fatto sempre, chi è arrivato al massimo è stato il comunismo, per la soddisfazione assoluta dei bisogni. Il tutto è franato, come ben sappiamo, da tutte le parti. Salvo, non so se qualche cosa a Cuba, ma anche nella stessa grande Cina, grande comunismo, con Deng hanno aperto la Capitale. E adesso sapete che è la nazione più capitalista che esiste. Siamo andati su riflessioni. Dicevo, già. Io mi limitavo alle vicende di casa nostra. No, io dicevo proprio a lui, io direttamente occuparmi di prassi politica pratica di tutti i giorni, ma... È un po'... No, io preferisco vedere questa ricerca, perché nella vita ho scelto, dai 12 anni, dai tempi della guerra partigiana, certamente la sinistra, certamente anche la simpatia, l'amore era per il comunismo. Bene, professore. Poi ha deluso, come ha deluso tanti, e in particolare stavo dicendo a lui, perché il comunismo lo accuso di avere la grande colpa di non essere occupato della realtà umana. Bene, ci fermiamo qua per il momento, professore. Diciamo, ha messo le basi per una riflessione, anche Ferrero sarà contento di farla, naturalmente, nei nostri tempi, che sono molto rapidi. Roberta Serdoz. Il Movimento 5 Stelle, Grillo, ma anche la disoccupazione, questo dato storico. Partiamo dal Movimento 5 Stelle con la Repubblica. M5S nella bufera, Grillo, sono stanco, nasce un direttorio. Ancora la segnali positivi, infatti nel terzo trimestre i contratti a tempo indeterminato, cioè il cosiddetto posto fisso, sono aumentati di 400.000 unità, più 7%, anche se il 70% dei contratti rimane a tempo determinato. Insomma, caro professor Fagioli, lei ha ragione a dire che la politica non si è occupata troppo dell'aspetto materiale. Nel comunismo in particolare io parlo della sinistra. Però quando ci sono questi dati drammatici, insomma, poi difficile... Questa è la stessa osservazione che mi fece Bersani 2 anni fa. Ma intanto qui ci sono dei bisogni da risolvere, da soddisfare, per cui queste esigenze di essere, di manifestarsi... E di realizzare questo tempo libero, prima bisogna pensare alla partita. Giustamente, però io obietto che se si fa quella che si chiamava la prassi cieca, senza un'idea sulla realtà umana in cui il cardine è l'uguaglianza per natura, e questo è il fatto, non è un fatto culturale l'uguaglianza che la ragione otterrebbe, perché la ragione è quella della rivoluzione francese. Sarebbe l'uguaglianza soltanto di Passera con Berlusconi, dei capitalisti che sono liberi, hanno usato la libertà per fare il capitale e l'industria, eccetera. Può essere servita, sì, per raggiungere un certo livello di benessere, ma poi quando si tratta di umanità, nessuno ancora ha mai pensato all'uguaglianza della nascita. Alla nascita si è tutti uguali. E se uno non ha a sinistra questa idea di fondo, le prassi di fare anche le pari opportunità, eccetera, non funzionano. Nel logos occidentale, che tutti è stato seguito da quasi 3.000 anni, la donna è un essere inferiore. Non è passato ancora questa storia.
Ancora, beh, non voglio toccare nessuna sensibilità, però qui c'è il Papa che dice ancora che i bambini battezzati sono diversi dai non battezzati. Va bene, allora ci siamo spenti anche un po'. Conosce un magistero papale che io non conosco. E l'ha detto sette mesi fa, otto mesi fa. Sì, sì. Allora, io invece vorrei tornare un attimo a questo dato, no? A questo dato che giustamente Nicola Bergamo dice non è in contraddizione, perché uno dice aumentano i disoccupati, però il governo dice no, perché... Ci sono naturalmente stati i sondaggi su come la gente sente che l'economia sta andando e sono di nuovo positivi, di nuovo positiva è la visione dell'operato di Obama, la fiducia nel paese che sta andando avanti e come sarà e naturalmente come può essere la fiducia in questa? Queste sono le ultime immagini perché poi la gente si fa male, si accoltellano per prendere una maglia, ci sono arresti, ma insomma... È comunque il segno di un paese che ha ripreso alla grande a consumare e a comprare. Ha visto, professor Fagioli, insomma la gente si accapiglia non già per il bene dello spirito, ma insomma per un televisore, un telefono. Lo so, e questa è una malattia, materiale. È grave, non va, perché non gli si è data la speranza e la possibilità di pensare all'utopia. Nel comunismo c'era. L'avete persa completamente per la risoluzione, come se la risoluzione della realtà umana fosse risolvere il problema. È la soddisfazione dei bisogni di risolvere il problema, ma anche l'esigenza di avere idee chiare su se stessi e sugli altri, chi sono i nostri prossimi. Ma perché dice che il comunismo, diciamo l'utopia è insita nell'idea comunista? Non c'è mai occupato di un terzo di vita umana che sono le... Giuste 8 ore o 7 ore di sonno giornaliere. Sono 33 anni di vita. Nel comunismo è stato ignorato completamente questi 33 anni di vita. Cioè, Ora si vuole fare l'uguaglianza, si vuole fare la realizzazione del sogno, ha grandi parole, emancipazione, liberazione, il comunismo ha fatto la battaglia contro la psicanalisi, no? Certo. E come no? Ma aveva ragione. Aveva ragionissima, perché la psicanalisi, il freudismo era una fregnaccia, una stupidità. Allora. Uno di voi, il telegiornale, mi aveva interpellato, come quello che se n'è uscito dicendo Freud è un imbecille, Marx ha fallito. Già. E purtroppo ci troviamo di fronte a questi scillacariddi che dobbiamo avere il coraggio di affrontare. Io però farei un invito al professore. Sì. Invece che parlare del comunismo al passato, visto che l'utopia... E il tentativo dell'eguaglianza e della liberazione dell'uomo, della quindi, donna. Senza suscitare suscettibilità. Però questa faccenda a me, che il Papa, le parole piacciono a Salvini e piace alla sinistra. Com'è? Vabbè, quello le parole del Papa. Come mai? In una si può riconoscere tu. E contro il Papa non parla nessuno. Contro il Papa non parla nessuno. Che parla contro. Ci sto io. Senta, professore, ma le sue sedute di psicoanalisi collettiva lei le fa sempre? Insomma, sempre? Le fa sempre. Sono ormai 40 anni, a 4 giorni alla settimana, 20 ore alla settimana da 40 anni e la gente sta molto meglio, sta molto bene. Ci sono casi, situazioni frequentissime, gente che venne magari 15 anni fa, eccetera, con la malattia mentale manifesta. Con le allucinazioni. Adesso è guarita. Sta benissimo. Sta bene, eccetera. Perché? Perché ho dei pensieri sulla verità della realtà umana che non c'era nella psicanalisi. Come questa cosa dell'uguaglianza della nascita, eccetera. Perché c'è questa idea del quel terzo di vita è perversione, è inconscio perverso, è pazzia, è il male della Bibbia, è la cattiveria naturale, la natura umana cattiva. Non è vero. Non è vero. Cattivi Nicolò si diventa. Che avrebbe bisogno, diciamo, di sedute, aveva un interrogativo. Io ci vengo alle sedute, si viene anche Mannoni. Però. Va bene, va bene. Ne abbiamo tutti bisogno. È libera, è molto comunista. Poi avvertiteci, ci sarà libera, mutazione. Gratuita, io non chiedo parlare di liberazione dell'uomo e della donna. Non chiedo nemmeno il nome. C'è una notizia sulla prima pagina Avvenire di domani, che è sulla liberazione, secondo me è una battaglia fondamentale, che è in corso e non so come finirà, per la liberazione della donna. La Thailandia ha deciso di vietare
speriamo che lo applichi, perché c'era una norma labile che non veniva applicata, veniva bypassata, l'utero in affitto. Dopo il caso Gemmi, di cui abbiamo parlato tutti. Ci mettiamo la liberazione della donna. Mi pare una cosa molto importante, perché questo è un colonialismo sul corpo delle donne. Settimana ha detto, niente contraccezione, niente divorzio, niente aborto, niente... Dove sta la liberazione della donna? Non c'è. E questa è la liberazione della donna, secondo me la liberazione della donna è qualcosa di importante. Beh, la liberazione della donna direi, perché se nella Costituzione non c'è scritto che il matrimonio deve essere tra uomo e donna. C'è scritto matrimonio naturale. Ha capito di cosa parlavo, professore? Cos'è naturale? Lei come lo giudica? Lei come giudica il fatto che qualcuno compri il corpo di una donna per far partorire i propri figli? Come? Non ho capito. Lei come giudica il fatto che qualcuno compri il corpo di una donna per far partorire i propri figli? No, questo è un particolare da discutere nel caso specifico. Perché non è, non è detto, io vedo questi principi generali. Va per bene, cui io è naturale, non sono costretto a liberazione della donna non adoperare il contraccettivo e far sì che una donna abbia 20 figli. La natura permette che la donna abbia 20 Vabbè, figli. Comunque. Allora, se quello rapporto naturale è naturale quello? Naturalmente, diciamo, è il. E il Papa sostiene quello. Per avere un niente un contraccezione, eccetera. Con il professor Massimo Fagioli il nostro tempo è molto d'accordo, scarso. Abbiamo avuto solo così un flash, io vi ricordo questi due libri. Abbiamo capito che c'era col Papa. Non c'era col Papa, c'era con le idee. Religione, ragione e libertà, e poi il Left 2011. Ricordo anche il libro di Paolo Ferrero, La truffa del debito pubblico, insomma ci ha spiegato un po' qual è secondo lui questa truffa. Saluto tutti, anche la Racomi che ci ha seguito da Milano. Molto, molto gentilmente, i nostri ospiti qui a Roma, e voi per averci seguito durante tutta la settimana. Ci rivediamo alla mezzanotte di lunedì. Buon weekend a tutti, arrivederci.